Le Java Collection Framework sono, diciamo, la cosa più vicina all'ADT che è presente ed è disponibile in Java. Di nuovo, dovreste già conoscerle o comunque averle già usate nel precedente corso di Java, me lo confermate questo? Vabbè, sì, bene. Allora, innanzitutto, Java Collection Framework, guardiamo le varie parole. Collection. Collection vuol dire che io ho una serie di oggetti che rappresentano gruppi di oggetti. Quindi ho un oggetto che rappresenta un gruppo, un insieme di oggetti. E questo in qualche modo è l'elemento comune a tutti gli elementi, a tutti gli oggetti della Java Collection Framework. Poi, framework, la parola framework. Allora, il framework si può considerare innanzitutto il termine framework in ingegneria del software ha un significato leggermente diverso, per cui in realtà la Java Collection Framework è una libreria e non è un vero e proprio framework. Comunque, rappresenta in qualche modo un tentativo di avere una architettura unificata, unica e coerente per rappresentare e manipolare oggetti che sono gruppi di oggetti, quindi per rappresentare insiemi, collezioni di oggetti. E la cosa fondamentale è che sono state scritte in modo da riuscire a funzionare indipendentemente da quello che è il tipo degli oggetti che vengono manipolati. Cioè sono un qualche cosa di generico, sono in qualche modo una struttura che mi permette di manipolare degli oggetti senza andarmi a preoccupare di che cosa è esattamente l'oggetto all'interno che io sto cercando di manipolare. Vediamo che si sposano molto bene a quello che avevamo chiamato ADT qualche minuto fa. Il bisogno di una libreria, di una grossa quantità di funzioni capaci di manipolare e gestire collezioni, collection, è evidente ed è sempre stata presente nei vari linguaggi di programmazione, incluso Java. Tant'è vero che Java, prima della versione 1.2, forniva qualcosa, anche se non era particolarmente standardizzato. Diciamo che la cosa comune era di usare grossi vettori e tabelle di hash. La parola tabelle di hash vi dice qualcosa? Va bene, è un modo per immaginate un vettore in cui io riesco ad accedere agli elementi in modo molto più efficace ed efficiente, perché un certo dato può essere messo soltanto in una certa locazione. Quindi in qualche modo io perdo l'ordine, però non ho bisogno di scorrere il vettore quando cerco un elemento e lo voglio cancellare, perché se io cerco quell'elemento lì può comparire soltanto in alcune locazioni e quindi basta che io guardi se c'è in quelle locazioni. Di nuovo, perdo l'ordine e guadagno in velocità. E una caratteristica delle prime implementazioni di queste prime implementazioni in Java è stato il tentativo di rimanere coerente, rimanere compatibili con quella che era la standard template library del C++. E diciamo che il più celebri tentativi in questa direzione sono la Collection Package di Doug Lea e l'Object Space Generic Collection Library. Quando, dopo la versione 1.2 della JDK, Sun ha deciso di rinunciare, di non preoccuparsi più di mantenere la compatibilità con la Standard Template Library del C++. E così è stato possibile ricostruire praticamente da zero ed è arrivata la Java Collection Framework, il cui principale artefice è un certo Joshua Block, che non so se tuttora, ma comunque per un certo tempo è stato accalappiato da Google, credo per una cifra piuttosto alta, e per un po' ha lavorato da Google. E non ho idea se stia ancora facendo quello. Un altro elemento fondamentale
in Java è stato con Java 5 l'introduzione dei generics, che voi di nuovo dovreste conoscere. Il generics, non sì, non sì, no, mi date un feedback? Sì, no. Allora, i generics rappresentano un modo per in qualche modo parametrizzare rispetto ad un tipo. E sono quelle cose che compaiono fra parentesi angolari. E questo permette di avere una... Io posso parametrizzare la mia definizione di una classe in base a un tipo. Per cui io posso dire che, ad esempio, faccio una... lista di interi o faccio una lista di caratteri. Allora, la lista di interi avrà un metodo prendi intero e la lista di caratteri avrà un metodo prendi caratteri. Il mio sacco di Babbo Natale, posso fare un sacco di Babbo Natale di polpette. Quel sacco di Babbo Natale di polpette avrà un metodo inserisci polpetta, estrai polpetta, conta polpette. Ma sicuramente non posso mettere dentro il sacco di Natale di Babbo Natale di polpette, non posso mettere un gioco. E questo posso farlo e posso imporre questa coerenza a livello di codice, non ho bisogno attraverso appunto i generics. Per cui è questi mi permettono di dare delle definizioni pulite e diciamo sicure di tutta quella che è l'interfaccia delle collection, e quindi tutte i miei vari metodi, che sono fondamentalmente alberi, liste linkate, stack, hash e tutte le altre cose, diventano implementazioni e diventano modi per implementare collection. Gli array di Java non implementano l'interfaccia delle collection, per cui viene creato il vettore, non viene creato, viene ridefinito il vettore in modo da implementare le collection. Forse la cosa migliore è vedere qualche esempio. Comunque, in tutto questo Doug Lee se n'è andato e si è messo a costruire un pacchetto per le collection che garantisca il funzionamento anche in ambienti concorrenti. Allora, vediamo quali sono gli elementi fondamentali della Java Collection Framework. Allora, si possono riconoscere e distinguere alcuni elementi nella Java Collection Framework. Abbiamo in qualche modo l'infrastruttura, che sono le interfacce che forniscono il supporto essenziale all'interfaccia. Le implementazioni general purpose, che sono delle implementazioni che io posso utilizzare con i miei dati e che vengono utilizzati e sono, sono i metodi principali dell'interfaccia delle collection. Ho il concetto di algoritmo, che sono dei metodi statici che mi permettono di fare alcune operazioni tendenzialmente utili e che possono essere utili a molti sulle collection, come ad esempio mettere in ordine, ordinare. Allora, ordinare è una cosa che tipicamente serve a tante persone, probabilmente servirà anche a voi durante il corso, quindi perché non prevedere un algoritmo, un sistema che ordini una qualsiasi elemento all'interno di una collezione, una qualsiasi collezione. E poi abbiamo altri metodi delle collection che possono essere categorizzati come legacy implementation, che è un tentativo di mantenere la compatibilità con quello che è stato fatto in passato. Ad esempio vettori e hash table sono stati modificati in modo da implementare l'interfaccia delle collection. Convenience implementation, che sono delle mini implementazioni che possono avere dei grossi vincoli e limiti, che però sono particolarmente efficienti. Wrapper, che aggiungono funzionalità, come ad esempio la possibilità di sincronizzarsi. E le implementazioni abstract implementation, che rappresentano delle specie di scheletri che io posso utilizzare
se voglio in qualche modo estendere e utilizzare le collection per realizzare i miei ADT, però non partendo da zero perché non avrebbe senso, ma partendo da quello che c'è già. E quindi le abstract implementation mi danno, diciamo, una mano in questo tentativo. Allora, se parliamo delle infrastructure, ci sono, vediamo le cose basilari dell'interfaccia delle collection. Allora, ci sono tipi di collection che consentono di avere duplicati e altri che non lo consentono. Qualche tipo di dato è, qualche collection è ordinata, mentre qualche altra non è ordinata. La famiglia, l'albero di famiglia delle collection, possiamo vederlo fondamentalmente è dall'oggetto collection. Noi abbiamo set, list e queue, e figlio di set abbiamo il sorted set, e da parte, anche se non discende direttamente da collection, abbiamo il concetto di map, mappa, e di sorted map. Allora, le mappe non fanno parte direttamente, vengono considerate parte integrante del Java Collection Framework, anche se non discendono da collection. Java non ha nessuna implementazione diretta dell'interfaccia collection, per cui io non posso, non ho nessuna implementazione di collection, ma ho implementazioni di interfacce che derivano da collection. Quindi, una collection, come avevo detto, rappresenta un gruppo di oggetti noti come i suoi elementi. La collection è in qualche modo il minimo comune denominatore di tutti gli oggetti ed è usata tutte le volte che io devo passare, ad esempio, da una parte all'altra qualche parametro o per garantire la massima generalità. Quindi collection è la cosa più a basso livello che le collection possono gestire. E collection estende iterable. È l'unica caratteristica che ha. Una collection è iterabile. Dovreste ricordare cosa vuol dire iterabile, ma fondamentalmente un iteratore è un oggetto che ci permette di attraversare, è un oggetto che ci permette di attraversare appunto una collection, un insieme di altri oggetti, e in modo diciamo pulito. Quindi fondamentalmente un iteratore ha i metodi, c'è un prossimo, has next, e next per muoversi al prossimo. Quindi utilizzando un iteratore io posso implementare un ciclo for e posso scorrere un intero insieme di oggetti. Il concetto di iteratore è un concetto di nuovo estremamente comodo, è un concetto estremamente comodo e praticamente tutti i linguaggi moderni contengono al loro interno il concetto di iteratore, che è questo meccanismo che mi permette di scorrere una collezione. Quindi io l'unico elemento comune a tutti gli oggetti della Java Collection Framework, quindi alle collection, è il fatto di essere iterabili. È il fatto che io posso scorrerli e andare a vedere uno per uno gli elementi di cui sono fatti. Questa è l'unica caratteristica comune. Come vedete, hanno veramente cercato di ridurre al minimo quella che è la parte comune, per cui io posso rappresentare dentro una collection la maggior parte di cose, perché sono vincolato il meno possibile. Allora, le interfacce principali quindi sono la lista, che è una versione un po' più flessibile di un array, ed è quello che inizieremo a vedere. La prima cosa che vedremo, anche se forse l'avete già vista o già usata, le code
e le code prioritarie, che sono delle strutture dati in cui gli oggetti all'interno sono ordinati in base a un qualche criterio, e questo criterio può essere fondamentalmente o l'ordine di arrivo, per cui il primo che arriva è il primo che viene servito, o l'ordine di priorità, come succede in un ospedale che funziona. Se arriva per ultimo un paziente che sta rischiando di morire di infarto, passa per primo, indipendentemente da tutte le persone che ha davanti. E il set insieme. Caratteristica del set è quella di non avere elementi duplicati. Quindi, diciamo, i tre principali figli delle collection, le tre principali tipi di collection sono list, leggete vettore, array, set, insieme non ordinato, ordinato non ordinato, comunque insieme senza duplicati, e coda, un insieme che ha al suo interno un ordinamento ben preciso. Queste sono le tre principali forme di collection che noi possiamo avere. Per quanto riguarda le mappe, invece, abbiamo visto, se ricordate il disegno qualche slide fa, abbiamo Java Collection Framework, quindi tre oggetti sotto collection, e poi abbiamo da un'altra parte mappe. Le mappe non discendono direttamente da collection, ma sono considerate parte integrante della Java Collection Framework, e l'idea fondamentale di una mappa è quella di associare un valore a una chiave. Se pensate, potete immaginare un vettore come un qualcosa che è in grado di associare un valore, l'elemento del vettore, a una chiave numerica. Provate a estendere questa idea, per cui io non ho soltanto chiavi numeriche, ma ho chiavi che posso decidere all'inizio di che tipo sono, ad esempio parole, e io posso associare ad ogni chiave un suo valore. Un dizionario è un tipico esempio in cui io associo a una chiave la parola, un valore, la sua definizione. Quindi potete vedere un dizionario come un vettore in cui, fra parentesi quadri, invece di mettere il numero, mettete la parola, e il valore, quello che c'è dentro il vettore, è la descrizione di quella parola. La mappa, non implementando collection, non estende iterable. Non è iterabile, io non posso scorrere una mappa. Però, comunque, se non è direttamente un figlio, è un cugino primo, per cui in realtà nella mappa io ho dei meccanismi che mi permettono di uscire dalla finestra e comunque tirar fuori un iteratore e tirare fuori delle collection e mettermi a scorrere gli elementi della mappa usando un iteratore. Questa è la family tree, l'albero genealogico delle collection, dove la riga, la freccia continua sta a significare estende, e la freccia tratteggiata sta a significare implementa. Vedete che ad esempio linked list in fondo, in basso, implementa sia l'interfaccia lista sia l'interfaccia coda. Quindi posso avere, diciamo, un albero genealogico in cui i rami si possono riunire. E iniziamo a calarci un pochettino più all'interno del codice. Allora, vediamo qual è l'interfaccia delle collection. Allora, l'interfaccia delle collection contiene una serie di operazioni elementari. Queste operazioni elementari sono la dimensione,
contiene e vuota, aggiungi e togli, che sono opzionali. Notate, io posso anche avere una collection che non mi permette né di aggiungere né di togliere elementi. Una collection fissa, in qualche modo, che viene... Tipico esempio di collection fissa, l'enciclopedia su un DVD. Voi potete fare tutta una serie di operazioni utili su una collection di questo tipo, ma sicuramente non potete aggiungere né togliere voci all'interno di un'enciclopedia fissa. Come avevo detto, l'iteratore, per cui una collection è iterabile in qualche modo. Vedete anche che cosa vuol dire, qual è la forza dei generics. Allora, io posso, usando la sintassi dei generics, io posso definire una collection di E. Allora, una collection di E, dove E è un tipo, mi permetterà di, ad esempio, il metodo add un elemento di tipo E, il che vuol dire che se io definisco una collection di patate, io devo definire il metodo add dove element è di tipo patata. Quindi ho a livello sintattico un grandissimo controllo su eventuali errori. Prima che esistessero le collection, si doveva o lavorare con oggetti estremamente generici, per cui io scrivevo un metodo che potenzialmente poteva prendere qualsiasi oggetto. E poi all'interno era compito del programmatore controllare che effettivamente io gli avessi passato l'oggetto giusto, però era un qualcosa che veniva fatto in qualche modo runtime, quando il programma era eseguito. Utilizzando le collection, invece, questo è un controllo che io posso fare a livello di compilazione. Io, guardando il codice, posso rendermi conto che sto usando una collection nel modo sbagliato, perché io ho definito una collection di qualcosa, di un certo tipo di oggetti, e poi, ad esempio, vado a chiedermi se vado a aggiungere un elemento di un tipo diverso, e questo è un errore di sintassi. Non ho bisogno di eseguire il codice per rendermi conto che è sbagliato. Io posso rendermi conto che questo è un errore di sintassi. Notate anche come obiettivo di chi ha scritto e di chi ha pensato le collection, le Java Collection Framework, è quella di avere tutti i vincoli che sono necessari, ma assolutamente nessuno di più. Allora, mentre se io ho una collection di patate, l'unici oggetti che posso inserire dentro con un add sono patate, in realtà posso chiedermi se contiene un oggetto diverso, se contiene un pomodoro, posso chiederlo, e la risposta è no, sicuramente. Quindi, da un lato ci sono i controlli che è necessario metterli in modo che possano essere forzati a livello di compilazione, a livello sintattico. Dall'altra parte c'è un grandissimo sforzo per non mettere vincoli eccessivi. Poi abbiamo una serie di operazioni che vengono chiamate le bulk operation, che mi permettono di agire su grosse mole di dati tutte insieme. Quindi, e sono chiaramente tutte, quasi tutte opzionali, per cui io posso chiedermi aggiungi tutti, rimuovi tutti, eccetera. Allora, e qui vedete di nuovo la sintassi delle collection, scusate, la sintassi dei generics, come può venire usata in modo efficiente, in modo da garantire tutta una serie di coerenza a livello sintattico, appunto. Io posso chiedermi se una collection contiene tanti elementi. Come faccio a specificare tanti elementi? Specifico un'altra collection, quindi io mi chiedo se una collection contiene un'altra collection. Contains, però, non richiede espressamente un oggetto di tipo E. E quindi
contains all non deve accettare come parametro soltanto una collection di tipo di oggetti A, ma può avere come parametro una collection di qualsiasi tipo. Quindi il punto interrogativo usato lì rappresenta l'equivalente del wildcard nei generics e nei generics. Questo vuol dire contains all, io mi chiedo se una collection generica C e con tutti gli elementi di una collection generica C sono contenuti nella mia collection. Poi add, di nuovo, add, beh, quando io aggiungo un singolo elemento, questo è di tipo E, ma se invece voglio aggiungere tanti elementi, a questo punto io posso aggiungere tutti gli elementi che sono in una collezione, che una collezione, una collection che contiene elementi o di tipo E, oppure una collection di un elemento che estende E o implementa E. Remove, retain, clear, eccetera. E poi posso in qualche modo cercare di convertire in array le mie collection. Per quanto riguarda le mappe, invece, come vi avevo detto, le mappe non discendono direttamente dall'oggetto collection, però sono parte integrante del Java Collection Framework. Allora, le mappe, possiamo avere le sorted map, che estendono le mappe, e possibili implementazioni delle mappe, abbiamo le hash map, le linked hash map, le hash table, le hash map, le linked hash map e la tree map, che invece implementa la sorted map. Guardando di nuovo quelle che sono le gli elementi fondamentali, l'interfaccia fondamentale, l'interfaccia più in alto di una mappa, noi possiamo vedere che abbiamo put, get e remove. Noi abbiamo una mappa, innanzitutto una mappa che è una mappa di due tipi di oggetti, perché noi abbiamo gli oggetti che usiamo come chiavi e gli oggetti che usiamo come valore. Quindi K è l'oggetto che noi usiamo come chiavi e V è l'oggetto che noi usiamo come valore. Quindi put, un oggetto chiave, virgola, un oggetto valore, inserirà nella mia mappa alla posizione K il valore V. Di nuovo, pensate le mappe come un'estensione dei vettori. Come posso mettere un certo valore alla posizione 42, così posso mettere una certa definizione alla posizione Abaco, e la definizione la associo a quella chiave. Get per prendere un elemento, e allora chiaramente io nella funzione get dovrò passare la chiave e ricevo il valore. Remove è come una get, però dopo averlo preso lo toglie. Posso chiedermi se contiene una certa chiave o se contiene un certo valore, mi posso chiedere quanto è grande, mi posso chiedere se è vuoto. Queste sono le operazioni fondamentali che noi possiamo avere su una mappa. E poi abbiamo le operazioni in cui facciamo operazioni su molti valori contemporaneamente, le bulk operation, in cui quindi put all, incorporiamo una mappa dentro la mappa corrente, e di nuovo la mappa che noi vogliamo, diciamo, che noi vogliamo copiare, che noi vogliamo assorbire, deve essere una mappa definita su qualcosa che è coerente con la nostra mappa. Quindi le chiavi devono essere o dello stesso tipo o di una classe che implementa o che estende la nostra chiave, e i valori devono essere o uguali ai nostri valori o una classe che estende o che implementa i nostri valori. E di nuovo considerata come
operazione bulk, quindi che lavora su tanti tanti valori contemporaneamente, è clear, che azzera tutto. E poi abbiamo quella che rappresenta, diciamo, il collegamento fra una mappa e la nostra collection, ed è sono le ah no scusate la, la, ed è un in, no dov'è entry set elements, ah, questa qui è l'interfaccia per i vari elementi, e quella che invece è il punto di contatto fra la nostra mappa e quella che sono le collection, sono delle funzioni, dei metodi che ci permettono di attraversare, di esplorare la mappa, la mappa utilizzando, di trasformarla, diciamo, in delle collection. Quindi noi possiamo trasformare, prendere l'insieme di tutte le chiavi, e questo è un insieme, perché se vi ricordate l'insieme ha la caratteristica di non ammettere al suo interno duplicati. Quindi, esattamente come in un vettore, io non posso avere due celle che hanno lo stesso indice, due celle diverse che hanno lo stesso indice, così io posso chiedermi quali sono l'insieme di tutte le chiavi, e queste sono sicuramente diverse per costruzione e quindi sono memorizzate in un set, che è una collection che non ammette duplicati. Per quanto riguarda i valori, invece no, io ho una collection generica di valori, perché nei valori potrei effettivamente avere duplicati. Oppure posso avere un set, quindi di nuovo una struttura che non ammette al suo interno duplicati, che contiene una serie di coppie valore, chiave valore. Per cui io posso scandire, ad esempio con il codice che è riportato lì, usando un iteratore, io posso scandire tutti gli elementi della mia mappa, andando a prendere tutti i vari elementi. Ulteriore informazione, dubbio o domanda che possiate avere, la documentazione di Oracle sulle collection è il punto di riferimento, ed è qualcosa a cui veramente vale la pena di fare accesso e controllare periodicamente. Ok, solita cosa. Proviamo a passare oltre.